Mangi come un canarino. Non so mangiare da solo, non sono maggiorenne, sai? Ho scoperto che gli uomini non riescono a fare due cose insieme. Già. Quindi mi dovresti ringraziare. Oh. Fai nutrizionista, ti rendi conto? Mangia come un canarino, ma ha dei muscoli. Dagli un pugno nello stomaco e ti spezzi le dita. Ti prego, non smettere. È anche educato. E insomma, quando tu parli, lui ti ascolta, davvero. Dimmi che ha un fratello gemello. Perché non ti dovevi sposare? Smettila. Che diamine di fine ha fatto quel professore universitario? Quello con il dottorato? Com'è che si dice? Che c'è? Era carino. Quando si eccitava, la punta delle orecchie diventava rossa. Sembrava di andare a letto con un semaforo. Un semaforo. Oh no, altri dépliants. Ormai è diventata una vera ossessione. Lo sai che tanto non andrai mai in nessuno di questi posti. Che c'è di male a sognare davanti a delle foto, anche se sono solo sogni. Ah, grazie. Sono stata alle Antille una volta, alle isole Windward, viaggio di laurea. Non volevo più andare via, era un vero paradiso. Sì, direi che hai uno sguardo eloquente. Beh, sai, il primo amore. Quando trovi la tua isola è tua per sempre. Ehi, anche le stenografe possono sognare. Non sarai già stanco, vero? Beh, insomma. Dovresti fare un po' di palestra. Ci vado tutti i giorni. No, ma sul serio, non lo sapevo. Sai, se non vedessi già con un'amica ti direi di restare. Non avremmo più tempo. Per starcene a letto? Esistono anche altri posti, cosa credi? Ristoranti, parchi, musei. Oh, sì, immagino. Sì. Mi diverte andarmene a spasso per i vecchi quartieri degli immigrati. Sembra di stare in un altro paese. Costa meno mangiare. Ah, lei è la mia amica, Diane. È la sorella che non ho mai avuto. Io però sono più carina. Sì. Dai, ti prego, è proprio lì. Te lo giuro, Bobby, quegli hot dog sono un'esperienza divina. Te l'ho già detto, odio mangiare schifezze. Ah, non essere così intransigente, non ti cambierà certo la vita. Aspetta. Tutto bene? Adesso sì. Allora, assaggiamo questi hot dog. Lo so quando scadono i pagamenti. No, non ti ho dato il benestare all'operazione, perché se c'è stata collusione fra medici e sottoscrittori, finiamo sotto inchiesta.
Sì, e come intermediari garantiamo formalmente le polizze. Pensa al country club della prigione, Frank. Aria pura, passeggiate, certo. Ciao. Ciao, Cassie. Ciao. Ma che cos'è? Champagne. Che festeggiamo? Non lo so, ma ce lo meritiamo. Avevo voglia di fare una festa. Non è neanche venerdì? Che importa? Salute. Non si fa vivo da giorni. Lo chiamo, ma risponde la segreteria. Insomma, se mi ha mollata un biglietto sarebbe gradito. Dei fiori. Dei fiori sarebbero graditi. Hai una fila di corteggiatori che ti aspettano. Sì, certo. Ehi, e a te come va? Raccontami. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Chiudi gli occhi. Ah. Oh, cavolo. Mettila con un bel vestito nero, tacchi a spillo e farai una strage. Si chiama Catena di Salice. Ha addirittura un nome. Beh, è un pezzo unico. Il salice è la tristezza, il salice piangente e la catena la schiavitù. Per alcuni è così l'amore. Vedi, l'oro è il ramo del salice. I diamanti, le foglie pendenti alla ricerca del sole. Dove l'hai presa? Un vecchio amore. Ah, quello di cui non si può parlare. Brava. Allora continui a vederlo. No, non ci amiamo più ormai. Difficile ammetterlo, difficile superarlo. Ti piace? Te la regalo. Oh, dai, non puoi darla via. Sarà costata una fortuna. Tranquilla, è falsa. Ah, è veramente bella. Grazie, Diane. Figurati. Secondo piano? Sì, esattamente. Ci sono due cadaveri al secondo piano. Fai un dettaglio di questo. Ok, grazie. Ehi. Ciao. Dimmi tutto. Duplice omicidio. Vittime Diane Summers e Bobby Rose. La sospettata indietreggia e le si spezza un tacco. Sbatte la testa sullo stipite. Un bel po' di soldi, circa mezzo milione, ma sembra che non li abbia toccati. Si alza e le cade la pistola. Riesce ad arrivare al pianerottolo. Una vicina la vede e chiama il 911. I poliziotti la trovano per terra svenuta. Lui un colpo solo al cuore, morte istantanea. La ragazza, 4 colpi. Ciao. Shots. Vedi? Io continuo a chiamarti, tanto tu non rispondi mai. Lo sai, sono maleducato. Credi sia stata lei? Credi che a me Nick interessi? Può essere. Direi di sì, però. Chi va in aula? Rolly Wicker. È un banale omicidio di primo grado. Ah, lo sai?
Rolly diventerà procuratore distrettuale. Non hai via di scampo. Diane Summers e Bobby Rose erano due giovani nel fiore degli anni. Vostro onore, sosterremo l'accusa di duplice omicidio volontario. Lo Stato chiede la carcerazione preventiva. L'imputata è la terza vittima di questo crimine, vostro onore. Non ha precedenti. Lavora per un prestigioso istituto di statistiche e necessita di assistenza medica. Di conseguenza siamo disponibili al ritiro del passaporto e a pagare la cauzione fissata a sua discrezione dalla Corte. Per la libertà provvisoria una cauzione di 2 milioni di dollari oltre al ritiro del passaporto. Ok. Ha pagato 2 milioni di dollari? Beh, sono detraibili con qualche giochetto di prestigio. Allora, cosa sa di George Mannick? Leggo i giornali. Non dirette a quello che scrivono. Senta, è tardi per andare in studio, andremo a casa sua. Cassie Stewart, l'avvocato Mannick. Signorina Stewart, come si sente? Abbastanza bene. Sono le 5 passate. Vuole bere qualcosa? Volentieri. Si accomodi. Lei è molto attenta al suo aspetto. Beh, è giusto. Nel suo campo gli errori costano. Veste molto al di sopra delle sue possibilità. Complimenti. Sa quanto guadagna? So tutto quello che la riguarda. Alcuni dipendenti hanno questo compito. Salute. Comunque, sa perché Jerry Platt è qui? Ovviamente non è un principe del foro. Il suo compito è negare quello che lei potrebbe ripetere di ciò che ho detto, se decidesse di farlo. Detto questo, sia chiaro che non faccio mai niente per niente. Le mie principali clienti sono le compagnie. Accetto di occuparmi di cause penali di un certo rilievo, come la sua, per vedere il mio nome sui giornali. Mi servo di lei. A lei sta bene? Sì. Vede, se è in pericolo la vita di un mio cliente, io non mi rivolgo alla giustizia, io combatto. E tutti quelli che lavorano per me questo lo sanno. Lei è accusata di omicidio di primo grado e non c'è alcuna prova a suo discarico. È stata arrestata sul luogo dell'omicidio in stato di incoscienza, positiva al guanto di paraffina. Come partenza non è un granché. C'è una cosa che voglio che sia assolutamente chiara, prima di ogni altra. Lei deve dirmi ogni cosa, ma soprattutto la verità. Deve avere fiducia in me più di chiunque altro al mondo. Sono stato chiaro? Direi di sì. So che in questo momento lei è molto turbata, molto tesa. Ma vedo che reagisce bene. È calma e sicura di sé. Dovrà esserlo anche in aula. Non sono così forte come crede, però... Lei è più forte di quanto crede. Vinceremo sicuramente. Quando anche avesse perso la testa per un momento, certo Rolly Wicker l'ha accusata di premeditazione. Mi basterà smontare la sua tesi. L'accusa contro di lei non può essere derubricata, ma lei non saprà mai com'è fatta una cella. Bene. Avrei moltissime domande da farle, ma posso aspettare domani. Dobbiamo pensare alla sua sistemazione. Preferisce alloggiare in albergo o in un appartamento? Oh, a casa mia. Non è possibile, il luogo del delitto è sotto sequestro. Ma è casa mia. Pensaci tu. Aspetti, l'accompagno. Oh no, non c'è bisogno. È davvero incredibile, Mannick che difende me. È così invece. Ha rinviato le vacanze per lei. Temeva che finisse tra le grinfie di Dershowitz.
Sono contenta che siate arrivati prima voi. Per noi è un piacere. Senta, se le serve qualcosa, mi chiami. A qualunque ora. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Tenetela d'occhio. Signorina Stewart, sono il detective Roddy Schatz. Posso entrare un momento? Non ne vedo la ragione. Non deve dire niente. Grazie. So che è assistita da un avvocato e non ho diritto di farle nessuna domanda. Allora perché è qui? Adoro i vecchi film. Vado sempre nei cinema dove danno i film in bianco e nero. Sono curiosa di capire dove vuole arrivare. Lei fa indagini statistiche per le assicurazioni. Il mio film preferito sulle assicurazioni è Double Indemnity. Edward G. Robinson dice al suo capo che in base alle tabelle statistiche nessuno si è mai suicidato gettandosi dall'ultima carrozza di un treno. Che va a 15 miglia all'ora. Brava. E il mio lavoro è simile. Posso dirle che nessun omicida è mai arrivato al punto di seminare tanti indizi. Ma soprattutto di essere talmente imbranato da sbattere la testa contro lo stipite di una porta. Sì, lo so, sto dall'altra parte della barricata, ma solo gli stupidi non cambiano mai idea. Nel caso sa dove trovarmi. Il mio avvocato ha messo qualcuno a sorvegliare l'ingresso. Cercano di non farsi notare. Come lo sa? Ha le mani sporche di ruggine. Sono passato dalla scala antincendio e ora seguirò lo stesso percorso. Mm-hmm. Lo sa, sono contento di averla conosciuta. È banale, lo so. Buona giornata. Detective. Cassie, qual è il suo stato d'animo? Cassie, ha ucciso lei Bobby e Diane. Si appoggi a me, siamo quasi arrivati. Cassie, intende testimoniare? Sono morto! Cassie, qual è il suo stato d'animo? Cassie, ha ucciso lei Bobby e Diane. Cassie, intende testimoniare? Questo è quanto è successo davanti al tribunale stamattina, subito dopo la prima udienza del processo a carico di Cassie Stewart. Un caso che sembra promettere risvolti quanto mai misteriosi. Come al solito, l'innocenza preda del sistema, violentata dal sistema. Dimmi che i giurati non ricorderanno questa scena. Tutto organizzato. È stato uno dei nostri. È per questo che ero nel posto giusto quando è caduta. Lo so, avrebbe potuto sbattere la testa. Nel caso avrei chiesto milioni di dollari di risarcimento. E se lo rifacessi? Vedremo cosa può inventare Hobbs. Adesso voglio che si rilassi e che mi racconti cosa riesce a ricordare di quel giorno. Avevamo avuto problemi di lavoro quel giorno. Quelli li consideravo problemi. Comunque, a metà giornata sono tornata a casa per scaricare un file dal mio computer. E dopo aver attraversato l'ingresso, ho visto Bobby prima. Per terra. È appena uscito dalla doccia, ho pensato. Poi Diane. E mi sono chiesta due cose. Perché sono morti? E subito dopo, come mai insieme? Non si conoscevano, o almeno non me l'avevano detto. E non capisco perché. Lei aveva una relazione con Bobby Rose. Diane le aveva mai soffiato fidanzati prima? No, era come una sorella. Era la mia migliore amica. Rammenta nient'altro del momento in cui li ha visti? No. Non rammenta di aver preso la pistola? Sapevo che ne aveva una, ma io odio le armi e non l'avrei mai toccata.
I dottori hanno scoperto se la memoria a breve termine può essere recuperabile. Non lo sanno. Non c'è altro, dopo sono svenuta. Ok, ha parlato con la polizia? Neanche una parola. Da quanto conosceva Bobby Rose? Da poco, ma c'è stata un'attrazione immediata. Siete andati a ristorante, teatro, cinema? No, stavamo a casa quasi sempre. Non l'ha mai vista nessuno con Bobby Rose, un'amica, un conoscente, incontrati per caso? Non siete mai andati al bar insieme o a comprare il giornale? No. L'accusa non ha testimoni? Non ne ha indicati. Allora non c'è nessuna prova che lei conoscesse Bobby Rose? No. Non ha preso i soldi. Non c'è movente. Lo Stato dimostrerà che l'imputata è responsabile di omicidio di primo grado. Signori giurati, vi ringrazio. Dopo aver ascoltato il discorso pronunciato dall'accusa, abbiamo un mistero. Perché è Roland Wicker in persona a occuparsi del processo? Da come descrive il succedersi dei fatti, il caso è chiuso, la sentenza è scritta, tutti a casa. Anche un neolaureato potrebbe vincere. È una trappola. Non ha idea di cosa sia successo quel giorno. Non ha testimoni. Un duplice omicidio senza scopo né movente nella sua ricostruzione. Brancola nel buio e vi racconta che la luce è abbagliante. Ha una tesi. Ce l'ha anche la difesa. E se la nostra tesi starà ancora in piedi alla fine del processo, avremo dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Cassie Stewart non ha mai fatto male a nessuno. La vittima è stata uccisa con la propria pistola. Omicidio aggravato. Beh, peggio per lui. Rolly stavolta sbaglia. Diglielo. Beh, la battuta che gira in città è che vogliono fare del braccio della morte il simbolo d'America. Umorismo macabro. Gliela farò ingoiare. Cassie, lei ha una mente matematica. Il suo mondo è analitico. Il processo è teatro. Due primatori recitano per una platea di 12 spettatori. Ho riflettuto al riguardo. E? È semplice, direi. Il procuratore sosterrà che c'erano 3 persone in quella camera, noi 4. Bravissima. E dove sarebbe l'omicida? È qui. No, quella è Cassie Stewart. Lei non sa se è l'omicida. La giuria non ha ancora emesso il verdetto. È la nostra opinione in base alle prove. No, detective, è la sua tesi. Anch'io ne ho una. Ah, immagino che voglia parlarcene. Sì, con piacere. Mi scusi, vostro onore, ma chi è il testimone? Si è nascosto. Cassie entra in casa, vede i cadaveri delle vittime, lui arriva alle sue spalle, la afferra e le sbatte la testa contro lo stipite della porta. Sulla mano c'erano residui di nitrati. Oh, beh, tanti saluti alla mia tesi. Residui di nitrati. È quella roba che fuoriesce dopo uno sparo? Già. Detective, se le mettessi una pistola in mano e premessi con il suo dito il grilletto, avrebbe quella roba sulla pelle anche lei? Sì. La ringrazio. Un'ultima cosa. Secondo la sua tesi, la mia cliente avrebbe ucciso le vittime per motivi di gelosia o per rubare loro quei $500,000? Forse entrambe le cose. Visto che è un processo dove una giovane donna rischia la vita, le dispiacerebbe sbilanciarsi? No? Nessuna idea? Furto? No, i soldi erano lì. Che cosa pensa? Gelosia? È un'ipotesi. È un'ipotesi. Detective, ha qualche prova che Cassie Stewart conoscesse Bobby Rose? No. No, allora non c'è nessun movente. Grazie. L'udienza è aggiornata alle 9 di domani mattina. Riguardati tutte le prove. Una per una, e dammi il movente.
Complimenti. È una tecnica a judo. Loro sono più forti, ma tu sai dov'è il loro punto debole. Dio, la prima volta che sono entrata qui stavo malissimo, quasi non mi reggevo in piedi. Adesso mi dà sicurezza. Meglio così. È bellissimo. Mi piace il modo in cui la vegetazione avvolge tutto. Sembra un sudario. L'ha fatto lei? Ho cominciato a dipingere quando avevo 5 anni. Mio padre era commerciante e nel suo giro la fiducia era basilare. A 8 anni ho capito che è indispensabile l'avvocato. Diventare attuaria deve essere difficile, come diventare avvocato. Come mai hai scelto questo campo? Sono sempre stata affascinata dalle cose che non vanno come dovrebbero. All'università mi piaceva la teoria del caos. Non si riesce a mettere ordine nel mondo, ma almeno un'attuaria studia le percentuali e sa che esiste l'ipotesi peggiore. Possiamo perdere, lo so. A me non interessano le percentuali, che se io vinco. Se non va come voglio, io ricomincio da capo. E se qualcosa va storto, la raddrizzo. Non si perda d'animo, Cassie. Non smetta mai di credere in me. Io non perderò mai la fiducia in lei. È dura fidarsi di qualcuno. Avevo degli amici, se ne sono andati. Sono rimasti solo i problemi. Non mi danno fastidio gli yuppie. Quello che non sopporto è uno yuppie che blocca la fila per il distributore automatico perché deve leggere le sue email sul palmare. Che ci facevi al distributore automatico? Volevo prendere un caffè. Lo sai che al tuo procuratore girano a 1000? Francamente è un problema suo. Che cos'è? Gli amanti di Diane. Si dava da fare. Controlla che ognuno di questi Romeo abbia un alibi. Che succede, Schatz? Ho controllato la cassetta di sicurezza di Cassie Stewart. Detective Schatz, la polizia ha sequestrato la cassetta di sicurezza intestata a Cassandra Stewart. Può confermare alla corte che questa collana era in quella cassetta? Me ne ero dimenticata. Sì, signore, era nella cassetta. Le dispiace leggere le iniziali incise, per favore? D.S. D.S. Le iniziali di una delle vittime. Vostro onore, la difesa conferma che la collana apparteneva effettivamente alla vittima, Diane Summers. Non ho altre domande, vostro onore. Mi parli della collana. Diane me l'ha regalata la sera prima di morire. Mi piaceva molto. Adesso sembra un premio di consolazione o un modo di scusarsi per la storia di Bobby. O un regalo di addio. L'ho messa in cassetta la mattina dopo. Quanto vale? Non molto, le pietre sono false. Beh, se la giuria si convince che l'ha rubata, le cose si mettono male per lei. Ma non è vero. Diceva che era un regalo di un vecchio fidanzato, non la voleva più. Io le credo, ma lei è l'unica che può testimoniarlo. Rolly aspetta solo di vederla al banco dei testimoni. Io non ho paura. Potrà controinterrogarla. Gliel'ho già detto, un processo è teatro, spesso di basso livello. La farebbe a pezzi davanti alla giuria. Non glielo consentirò. Lasciamogli sventolare il suo trofeo. Senta, lei continua a fare avanti e indietro ogni giorno. Ci sono 5 camere da letto qui, posso ospitarla se vuole. Non farlo, tesoro, lui gioca al gatto e al topo. Scusa l'invasione. Devi firmare delle carte. Ciao, Jerry. Signora Mannick. Bastava mandarmele a studio. Oh, che tristezza. Cassie Stewart, le presento... Christine Mannick, cara, la moglie di mio marito. Salve, signora. Si irrita quando arrivo all'improvviso? Non dovevi andare in vacanza? A quest'ora ti immaginavo in Italia, a Venezia, a sorseggiare un buon vino bianco. Ho dovuto rinunciare. Lei ha certamente contribuito, immagino. Oh, no, sta posso... tranquilla, cara. Il segreto di George è che sa sempre molto più di chiunque altro. Grazie, tesoro. Arrivederci, Jerry. Scusatemi.
Non sapevo fosse sposato. Non ne vuole parlare. Non si sono accordati sugli alimenti e così lei lo tiene al guinzaglio. È dura per un uomo come lui. In realtà non le serviva nessuna firma, voleva solo dare un'occhiata a lei. Mi dispiace. No, è colpa mia. Dubita di me? No. Le credo quando dice che non ricorda, perché non dovrei? Non avrei mai fatto del male a Diane. La storia con Bobby non era così importante in fondo. Ho un'idea. Bene. Quella collana. Perché creare un oggetto così bello con delle pietre false? Perché non usare diamanti veri? I soldi per un viaggio? Esatto. $500,000. Insomma, non potrebbe aver venduto le pietre originali. D'accordo, ma perché sostituirle? Perché non vendere la collana direttamente? È l'unico fidanzato di cui Diane non mi ha mai parlato. Perché? Era terrorizzata. Lui era pazzo di lei, potrebbe essere un delinquente. Le compra una collana di grande valore perché non vuole perderla. Lei invece decide di filarsela e le servono un po' di contanti, non una costosa collana. E mette le pietre false perché la loro relazione continui. Lui vuole vedere i suoi diamanti al collo di lei. È un'ipotesi interessante. Dovrebbe scrivere romanzi gialli. Come faccio a usarla in aula? Beh, l'avvocato è lei. Serve la testimonianza di un perito. Perché? Che cosa vuole fare? Rolly ci ha impallinato. Brava, ora tocca a noi. Signor Horick, sono veri quei diamanti? No, sono falsi. E tali pietre artificiali false, in pratica, sono le pietre originali della collana? No, ne ho rimosse alcune come richiesto ed ho riscontrato un leggero residuo di colla sulla montatura. Non ha senso montare pietre artificiali su un oggetto così raffinato. Non è un gioiello, è un'opera d'arte. Un'opera d'arte forse un po' eccessivo. Può fare approssimativamente una stima del suo valore? $450,000-$500,000. Cioè, praticamente la stessa cifra rinvenuta nella borsa della vittima. Vostro onore. Vostro onore, una stenografa e un nutrizionista. Qualcuno doveva pagare la loro lussuosa vacanza. Obiezione, vostro onore, è una congettura. Probabilmente non sapeva di pagarla vostro lui. Vostro onore. Finché non è sorpresa insieme. Silenzio. Accolta. Non ho altre domande. A lei il test. Oh, grazie. Eh sì. Ottimo lavoro. È stato fantastico. Credo che Rolly si sia giocato alla giuria. Sì. Salute. La collana l'avrà fatta qualcuno. Jerry ha i suoi canali, lo troveremo. Io ho una teoria. Sentiamo. Lui è morto. Diciamo per il momento che il movente sia la gelosia. Lo stesso che ha regalato la collana a Diane ha ucciso il gioielliere. Vabbè, e come lo troviamo un gioielliere morto? Di questo me ne occupo io. Sono un'attuaria. Abbiamo delle tabelle in cui i decessi sono divisi in base alla professione. Cominciamo dall'età. Ci vuole una persona di esperienza per fare un oggetto del genere. Stabiliamo l'arco temporale, direi dal giorno dell'omicidio, si suppone un delitto passionale. Poi si restringe la ricerca, rimangono poche persone a cui chiedere realizza gioielli su disegno. Se avessi avuto un'assicurazione sarebbe stato più facile. Trovato il gioielliere si scopre il fidanzato, quindi l'assassino. Quanto tempo ci vorrà? Una settimana. Allora non serve. Perché no? La farò prosciogliere entro 3 giorni. Le va di lavorare per me? Le offro il posto di Jerry. Rolly, sono Rudy Schatz. Ho una sorpresa per te. Silenzio! Detective, cosa può dirci di queste fotografie? La polizia ha ricavato questi ingrandimenti da alcune foto che abbiamo ricevuto per posta da fonte anonima. Si è messa a verbale, vostro onore, che i due individui presenti in queste foto sono Cassandra Stewart e la vittima, Bobby Rose.
Insomma, per pura combinazione qualcuno ci ha scattato delle foto al parco e poi anonimamente le ha fatte recapitare alla polizia, guarda caso un momento prima che il procuratore pronunciasse l'arringa. Le sembra normale? Neanche un po'. Chiedevo sempre a Bobby di andare al parco, ma quel giorno lo sentivo strano, come se fossimo lì per dirci addio. O per essere fotografati insieme. Già, forse qualcuno lo seguiva da tempo, volevano assolutamente fotografarci insieme. Bobby e Diane mi hanno presa in giro, certo, ma non posso pensare che volessero di proposito farmi del male. Però l'hanno fatto. La gelosia è stato il movente. Cassie Stewart ha ucciso la sua amica e il suo amante perché l'avevano tradita. Avrebbe probabilmente anche preso il denaro, ma non c'è riuscita perché la rottura di un tacco gliel'ha impedito. Ma questo non ci riguarda. Quello che ci riguarda, signore e signori, è che abbia ucciso a sangue freddo per odio e gelosia. Vi ringrazio. Voglio testimoniare. Non ho nuove prove che giustifichino la presenza di altri testimoni. Beh, inventeremo qualcosa, la fantasia non ci manca. Grazie, Jerry. No, ho intenzione di vincere la causa con l'arringa finale. Il procuratore ha delle fotografie. Cassandra Stewart che bacia Bobby Rose. Di conseguenza l'ha ucciso. In realtà vi chiede di fare questo salto perché le prove non supportano la sua asserzione. Adesso vi spiego come stanno le cose. Voi non potete leggere i giornali o guardare la televisione, altrimenti sapreste che questa accusa è solo una mossa politica. Vogliono fare del braccio della morte il simbolo dell'America. Alla luce delle ultime prove sostanzialmente non contestate nella ringa finale, l'avvocato difensore e il penalista George Mannick ha affermato che il processo è stato un tentativo cinico di fare del braccio della morte il simbolo dell'America, frase pronunciata una volta dal ministro della giustizia. E adesso veniamo al sondaggio su innocenza o colpevolezza di Cassie Stewart. L'85% degli intervistati ritiene che sia colpevole. Quando trovi la tua isola, è tua per sempre. Tua per sempre. Signorina Stewart! Avvocato Mannick, lei è in contatto con la sua cliente? È ovvio, vostro onore. Sarà questione di minuti. Il verdetto sarà emesso in contumacia. Silenzio! Ok, ragazzi, statemi a sentire. Trovate Cassandra Stewart anche sulla luna e portatemela! Dove si è cacciata? I genitori sono morti. La nonna materna che l'ha cresciuta è morta. Non ha altri parenti. Ho fatto mettere sotto controllo i telefoni del suo ufficio. Quanti poliziotti hanno una sua foto? Circa 123 distretti. Municipale, stradale, forze speciali, ausiliarie. Non può scappare.
Pronto? Mi dispiace. Cassie? Mi dispiace per la cauzione. Non importa. Dove si trova? È ancora il mio avvocato. Sarò sempre il suo avvocato, Cassie. La prego, torni, per favore. Vincerò in appello. Così complica le cose. La richiamo presto, mi scusi. Grazie. A quest'ora sarai in Montana? O a Marrakesh. Bella battuta. Non hai il passaporto? Ah, un passaporto lo trovi con $100. Pronto? Sono Cassie Stewart. Signorina Stewart, dov'è? L'ha detto lei che solo gli stupidi non cambiano idea. Sì. Avete trovato chi ha fatto la collana? No, ancora no. Dobbiamo trovare lei prima. È stato chi ha regalato la collana a Diane, un suo vecchio fidanzato, ad ucciderla. Se trovate il gioielliere, trovate il fidanzato e l'assassino.
Tutto bene? Come fai a essere così mansueto, Jerry? Non hai un po' di sangue nelle vene? Ogni giorno cercare di restare aggrappato con le unghie nella speranza che io sia di buon umore. Che effetto fa castrarsi in questo modo ogni giorno? Beh, rispondo che un aspetto fondamentale dell'ambizione è l'autocontrollo. Sopporti le mie angherie perché ormai ti sei fossilizzato qua. Hai investito troppo per ricominciare a selezionare la posta di qualcun altro. Pronto? Ho trovato la gioielleria. Ho trovato il disegno, era nel seminterrato della gioielleria. Ho trovato il disegno della collana di Diana. La catena di Salice? Sì. Il negozio è andato a fuoco, il gioielliere è morto. Ok, ok. Mi dia l'indirizzo. Lei dove si trova adesso, Cassie? Lasci stare, la richiamo. Si chiama Catena di Salice. Ha addirittura un nome. Beh, è un pezzo unico. Oh mio Dio. Non sapevo che la collana di Diana avesse un nome. Ma di che cosa diavolo parli? La collana, quella che abbiamo visto in tribunale. L'ha chiamata la Catena di Salice. No, non è vero. L'ha detto adesso, a Cassie. Sì? Allora? Non lo sapevo. Cassie non ci ha mai detto che aveva un nome. Sì, l'ha detto a me. Ah, beh, meglio così. Altrimenti si sarebbe sorpresa a sentire pronunciare il nome Catena di Salice. Eh? Già. Già. Mi dispiace, ne volevi anche tu? Cavolo. Pronto? Detective. Signorina Stewart. Mannick conosceva Diane Summers. E lei come lo sa? I verbali di 3 giorni di udienze. Mannick era l'avvocato in una causa civile e Diane era la stenografa. Ho gli appunti. Sì, ma non implica che la conoscesse. La conosceva. La collana era un pezzo unico, un'opera d'arte e aveva un nome. 4 persone sapevano il nome. Chi l'ha disegnata, il gioielliere che l'ha fatta e Diane, che l'ha detto a me la sera in cui me l'ha data. Diane e il gioielliere sono morti, ne restano 2. Lei e? Mannick. Mannick? Mi scusi, ma come fa ad affermarlo? Gli è scappato il nome al telefono, per sbaglio. Forse era ubriaco e ho trovato il gioielliere. Getty, alza la luce. Era dove ha detto lei? Qualcuno ha cercato di ucciderla. Chiudete la porta. Avete mandato alla balistica una pallottola calibro 45? Sì. Di quale caso si tratta? Summers Rose. Non c'è stato già un verdetto? Forse mi sono perso qualcosa? Avete agito alle mie spalle, non ne posso più di voi due. Avete preso contatto con Cassie Stewart? Ho provato a interrogarla a casa sua dopo il rinvio a giudizio, ma ha rifiutato. Ah, beh, vedo che ha cambiato idea. Perché non c'è scritto nei vostri rapporti? Era finito l'inchiostro. Lo sapete quante persone cercano quella ragazza? Hm? Non sappiamo dov'è, ma cerco di conquistare la sua fiducia per indurla a costituirsi. Anche altri le danno la caccia. E voi come lo sapete? Perché noi ci qualifichiamo prima di cominciare a sparare.
Tenente, per tanto così non le hanno ficcato una pallottola in testa. Quella di cui parlava prima. Ok, senti. Ne rispondo io. Quindi lasciami parlare con Rolly Wicker. Oh, vuoi andare a parlare con Rolly? Quello ti porta in tribunale. Sì, è probabile. Hai contattato... Sì, lo so. È stata un'iniziativa personale. Non volevo che la cavalleria intervenisse. O che il dipartimento ti togliesse distintivi e pistola per un mese. Ero il responsabile delle indagini. Le prove devono essere controllate anche dopo il verdetto. Ehi, Rudy Schatz, tu non ti sei candidato. Il semplice dubbio che abbia fatto condannare la persona sbagliata e torno a Springfield, Ohio, ed apro uno studio. Questo lo so, Rolly. Segui il tuo intuito, detective. Non parlarne con nessuno, è pericoloso. Non ti conviene. Grazie. Chiudi tutto, Rudy. Secondo il regolamento. Schatz. Cerca di localizzare la chiamata. No, giuro. Ma il mio numero potrebbe farlo se volesse localizzarmi. Sì, solo se sta al telefono. Devo andare da Mannick, devo parlare con lui. Vuole andare da... Senta, Cassie... No, voglio che si autodenunci, sono l'unica che può riuscirci. Altrimenti la farà Frank. Non cerco di scappare. Vuole aiutarmi? Insomma, una copertura. 4 uomini in borghese e un paio di SWAT. No. Volete fare i cani sciolti? Tutti i vostri colleghi cercano quella ragazza, ma a voi dice dove andrà e quando. Sì, più o meno è così. E va dal suo avvocato. E allora? Beh, non poteva chiamarlo al telefono? La gente normale all'avvocato gli telefona, io faccio così. Senti, se sbaglio buttiamo un paio d'ore, ma se ho ragione, prendiamo un assassino. Non voglio essere preso in giro ancora. Mi ha chiesto se potevamo localizzare il suo cellulare, possiamo farlo. McCarthy è avvertita. E vuoi gli SWAT? Hai presente quelli vestiti di nero che sparano bene? Sai una cosa, capo? Rolly ci ha dato l'ok. È l'unico argomento? Mannick. Cassie. È un look insolito. Mi dispiace. Va bene così. Mi offre da bere? Certo. Ha rischiato a venire qui. Non immagina dove mi sono nascosta. Vede, ho avuto tempo per riflettere e mi sono resa conto che non si tratta di non fidarsi del prossimo, ma che non si può scegliere di chi fidarsi. Ricorda, una sera mi ha detto che la sua più grande ambizione era di vincere una causa in modo così straordinario da non poterlo svelare mai a nessuno. Come una moneta rara da custodire gelosamente. Me lo ricordo bene. Avrebbe fatto prosciogliere la giovane imputata anche a costo di esporsi. Hai un microfono nascosto? Mi sembra di essere tornata ai tempi del liceo. Hai conosciuto Diane in tribunale. Era una stenografa. Lei ha cominciato a fare a te quello che Bobby faceva a me. Solo quando ho visto ciò che è rimasto della gioielleria ho capito che facevi sul serio. Sei pronto a tutto per vincere. Non solo in un'aula di tribunale, ma anche nella vita. Ora ce l'hai la tua carta vincente, avvocato? Te lo dimostro. Quando non ti sei presentato in aula per il verdetto, ho pensato, è la ragazza più furba che abbia mai incontrato. Avrei fatto lo stesso anch'io. Credo in te perché devo. Sei l'unica speranza che sì, ho. Sì, è vero. Nessuno ti può difendere meglio di me. Cassie, mi posso fidare?
Sapevo che me l'avresti chiesto. Ti ho portato un'offerta di pace. Diane mi aveva spiegato che il salice è la tristezza e la catena la schiavitù. Non avevo mai visto una collana così bella. Credi che bisogna imparare a fidarsi prima di imparare ad amare? Temo di sì. No. L'amore non c'entra niente con la fiducia, né con qualsiasi altra virtù. L'amore ti crivella come un dardo di fuoco attraversa il ghiaccio. Immagina la mia età vivere la stagione più sfrenata della tua giovinezza. Capisci di non aver mai vissuto. Non così. Mi guadagno da vivere con le parole, ma non riuscivo a trovare il modo di dirle grazie. Allora ho disegnato questa. Dovevamo passare un mese in Europa, dove un uomo maturo e una donna molto più giovane non sono oggetto di disprezzo. Un mese da solo con lei. Quel giorno volevo confermare la prenotazione, Diane l'aveva cancellata, il biglietto rimborsato. Non rispondeva al telefono, sono andato a casa sua. Erano lì. Devo averla spaventata, tirato fuori la pistola che le avevo regalato per difendersi. Gliel'ho tolta di mano, le ho detto che poteva ancora tornare tutto come prima. Ha detto no. Stava per partire con quel ragazzo. Il resto è stato un incubo. Ha cominciato a urlare, insultandomi in tutti i modi. Finché non le ho tolto la vita. Poi ho sentito aprire la porta, sapevo che eri tu. Mi sono nascosto in bagno, non sapevo che fare. Tu hai attraversato l'ingresso e hai visto i cadaveri. Ho perso la testa, ti sono arrivate alle spalle e ti ho colpito. E mi è venuta l'idea di approfittare della situazione per salvarmi. Solo quando sono tornato nel mio studio ho capito cosa avevo fatto. Al sicuro con il mio barman, ma senza una ragione per continuare a vivere. Ora tocca a te. Tu sei una moneta rara. Diane ti ha usato e non avrebbe dovuto farlo. Ma tu dovevi lasciarli andare. E permettere a chi si era preso gioco di me di veder realizzati i loro sogni e le passioni in un mondo reso perfetto dalla mia assenza. Tu pensi che sarai sopravvissuto? È stato quel lapsus, vero? Avevo bevuto, volevo dire la collana. Ho detto la catena di salice. Devo dirti qualcos'altro. Cosa? Posso? Hai indovinato. È da lì che viene. Credi che la lascerà uscire? No, non da sola. Che cosa faranno? Non ne ho idea. Ma mi fido di lei. Quando sarà tutto finito potrò indossarla. Sarà il mio regalo. Con le pietre vere. Mi dispiace, non volevo danneggiarti. Ho fatto il possibile. Che succede ora? Sistemerò tutto. Un paio di telefonate, dirò che ti sei costituita volontariamente. Intanto comincerò a lavorare all'appello.
La sera in cui mi hai invitato a dormire qui era il primo passo. Cominciavo a gettare le basi. Che perfetto tempismo ha avuto tua moglie. Una sua peculiarità. Questo è l'orario migliore. Niente telecamere, giornalisti. Chiamerò Rolly per dirgli di aspettarti. I miei uomini penseranno a proteggerti. Seguici con un'altra macchina. Si comincia. Ok, ci muoviamo verso ovest. Ricevuto. Fantastico, hanno perso il senso della misura. 9-1, avete bisogno di rinforzi? No, siamo cani sciolti, non ci servono i rinforzi. Non ci hanno presentati, sono Walter Hobbs. Ok, si fermano. Aspetta, ma quello è Jerry Platt. Sì, è Jerry Platt. Hanno fatto salire Jerry Platt. Ok, siamo ripartiti. Verso nord, sulla Lafayette. Ricevuto. La portiamo a casa sua? È dall'altra parte. Perché sono qui? Fammi scendere. Oh, Jerry, sta calmo, dai, mettiti la cintura. Mannick. Tanto non ti risponde. Perché? Legge il numero, sa che sei tu. Senti, non dovrei essere qui. Io sono il numero 2, cavolo! È tutta colpa di quella maledetta collana, quella che ha regalato alla ragazza morta. Quelli come lui sono ricchi, in gamba, ma poi si innamorano di una donna e si fanno fregare, peccato. Doveva dare un nome a quella collana? Doveva proprio darle un nome? La gente sente quel nome e diventa cattiva. Non doveva andare così. Allora è facile, quel nome l'ho già dimenticato. Lo so, Jerry, lo so, ma il capo vuole stare tranquillo e noi lo tranquillizziamo. Schifoso leccapiedi. Jerry... Fammi scendere da questa macchina! Dove credi che vadano? Spero in città a costituirsi. Abbiamo compagnia. Quindi sei stato tu a scattare le foto di Bobby e me nel parco? Uno dei nostri. Il capo doveva andare in crociera con quella ragazza. Era un po' nervoso e mi ha detto di farla seguire. Quel ragazzo frequentava la casa, ma pensavamo che fosse per vedere te. Anche io. Uno scambio di coppie, eh? Gli hai quasi fatto prendere un colpo quando sei entrata in quella camera. Se l'è cavata bene per essere un dilettante. La tua amica ha detto una cosa curiosa. Alla fine, fa presto. E lui l'ha fatto. Quando il capo ha scoperto il tuo particolare lavoro, ha capito che doveva liberarsi di te. Cominciavi ad avvicinarti troppo. Dove stiamo andando? A Las Vegas, a fare una partita di blackjack. Tu mi fai schifo. Credi di essere spiritoso? Calmati. No, vi distruggo tutti, bastardi maledetti. Digli di accostare al marciapiede immediatamente. Chiudi la bocca. Non riesco a respirare. Non morirai subito. Hai ancora qualche minuto da vivere. Nessun segnale dal suo cellulare. Prontiamo, che si accende il cellulare. Magari non può. Perché non li fermiamo? La strada è giusta per ora, no? Aspettiamo Wicker. Forse la portano da lui a costituirsi.
Entra nel tunnel e seminali. Chiamo il carro attrezzi per ogni evenienza. Rudy, non vanno da Wicker. Lo so, lo so. Dove vanno? Ci sanno fare, eh? Ci penso io. No, no, la limousine! Cercano di fregarci. Perché si sono fermati qui? Andiamo a prenderla. L'ultima volta che abbiamo parlato mi ha chiesto se tenendo acceso il cellulare potevamo localizzarla. Allora? Beh, chiama il distretto e digli di controllare ancora. Io dico di andare a prenderla. E io dico di aspettare. Saranno contenti. Tutto a posto? Sì. È lei. È lei. McCarthy ci chiama. Localizza la chiamata. Ci serve un passaggio. Purtroppo non è sul GPS ed è fuori portata. Beh, passa all'altra torretta. Non possiamo passare a un'altra torretta senza autorizzazione o un ordine del tribunale. Ci vuole tempo. Beh, purtroppo non ce l'abbiamo. Dammi la borsa, per favore. Vallo a dire alla Corte federale. È una violazione. È una questione di privacy. No, dai, smettila! La lasciamo morire per proteggere la sua privacy? Che genio! Accidenti! Senti, McCarthy, passa immediatamente Rudy, alla torretta Rudy, più vicina che... Abbiamo perso il segnale. Fantastico, maledizione, maledizione! Schatz. Schatz era la nostra unica non speranza. Non può aiutarvi, Jerry. Avevo le ambizioni. Ma non avevo talento. Così mi sono legato a un mostro. È Jerry Platt, abbiamo un segnale. McCarthy, localizza il segnale. Non possiamo perderlo questa volta. Ricevuto. GPS 5.5. Sì, bravo, Jerry. Mi dispiace, Cassie. Jerry. Signorina Stewart. Prego. Thank you.
E in ginocchio. No. Cassie! Cassie! No! Butta la pistola! Buttala! Ci serve vivo! Cassie! Ricordi? Solo gli stupidi non cambiano idea! Butta la pistola! Buttala, Cassie! Brava! Vieni qui! Ok, è tutto finito. Apprezzo che la montagna sia venuta da Maometto. Le va di parlare? Sono venuto qui apposta. Un drink? No, grazie. Ti ho fatto rischiare la vita. Avrebbero potuto ucciderti. Mi dispiace, Cassie. Rudy, sei l'unico ad aver creduto in me. A quanto pare, la collana di Diane Summers ha un nome. Beh, non ne ho idea, per la verità. La mia cliente non me ne ha mai parlato. Ciao, Cassie. Oh, sì. Mi sembra che sia collana di salice. Come le ho detto, non me ne ha mai parlato. Ha trovato la prova nella gioielleria che lei ha fatto incendiare da Hobbs. E quale sarebbe? Un disegno della collana. Davvero? Dubito che troverete le mie impronte digitali. Oh, invece sì. Le abbiamo già confrontate. E combaciano. Una volta Diane mi ha detto che quando trovi la tua isola è tua per sempre. Si riferiva a Bobby. Quando è tornato era come se non fosse mai andato via. Una pallottola per Bobby, 4 per Diane. Ricordi cosa ha detto mentre la uccidevi? Fa presto. Bobby era morto e non voleva più vivere un momento, non nel tuo stesso mondo. Con tutti i suoi difetti, era una che, una volta innamorata, era per sempre. Posso parlare con la signorina Stewart da solo? Signorina Stewart, la sua condanna sarà annullata. Le chiedo scusa. Mi perdoni. Hai ricalcato una copia del mio disegno. Hai fabbricato la prova. L'hai bruciata. Ho avuto l'opportunità di conoscerti, Cassie. Di vedere come sei, ragazzina. Tu non sei come me. Tu non mi somigli neanche lontanamente. Tu non andrai mai in aula a giurare e poi a dichiarare il falso. Non lo farai mai. Vedremo. Walter Hobbs collabora. Il processo contro di me ti spalancherà le porte dello studio di Dominic. Può essere. Più grande di quello di Simpson. Ma poi ha fatto strada. Oh, Rolly, che possibilità credi che abbia? Beh, Manic, lei è ricco. È bianco.
è colpevole. Secondo lei?